Vediamo che domande pazze e malate mi hanno fatto quest'oggi. Inizia il video twerkando. No! Voilà, ciao a tutti e benvenuti finalmente nell'Ask Marco. Quest'oggi risponderò a tutte le domande che mi avete fatto nel video precedente. E oggi risponderemo a tutte queste belle domande. Mi piace la cover, non ci sta. Ora va meglio. Io direi di cominciare e niente, vediamo le domande. Partiamo subito con la prima. Leonardi My Drugs mi chiede: Ask Marco, ti capita mai di pensare al tuo futuro? Un ricordo del tuo passato che ti fa star male? Mi saluti, sei un grande, ti amo di bene. Ciao Leonardi My Drug. Allora, mi capita di pensare al futuro, però non voglio stare lì a pensarci troppo al mio futuro, perché godiamoci il presente e quello che accadrà, accadrà, ogni cosa è destino. Sono un saggio, regà. IM Johnson ci chiede: Ask Marco, ti saresti mai aspettato tutto questo successo? E a cosa punti in futuro? So che può sembrare una domanda banale, ma nessuno ha mai risposto in modo concreto. Bella per te, Marcolino. Bella per te, IM Johnson. Allora, no. L'ho detto pure nel video precedente, non mi sarei mai aspettato tutto questo boom che ho avuto dall'anno scorso ad oggi. E per questo vi dico ancora per l'ennesima volta grazie, perché per me ancora è tutto nuovo, è tutto un mondo da scoprire. A cosa punti in futuro? Io in futuro punto magari di arrivare attraverso il web, arrivare in TV. Sarebbe veramente una grande cosa. Ah, basta fare sti libri, siete ridicoli, non lo capite? Mary Di Gennaro ci chiede: Ask Marco, sei mai stato fidanzato? Mi saluti. Ma certo, anche il vostro Marcolino è stato fidanzato, non recentemente, ma troppi anni fa. Troppi, vi giuro troppi. Silvia Castellini mi chiede: Ask Marco, in aereo preferisci stare dalla parte del finestrino o quella del corridoio? Ciao Silvia, allora ovviamente dalla parte del finestrino, perché come tutte le persone che prendono un aereo devo fare le foto e caricarle su Instagram. Quando prendo un aereo faccio la foto al cielo, alle nuvole, la modifico, la faccio diventare Tumblr e poi la pubblico. Passiamo avanti, allora, Mar ci chiede: Ask Marco, canzone preferita? Ok, va bene, può bastare, passiamo avanti. York New ci chiede, cioè, dovrebbe essere New York, vabbè. Ask Marco, hai mai baciato una fan? Io di mia spontanea volontà, mai. Non per cattiveria, attenzione. Però, involontariamente, durante un evento, è successo non una volta, ma più volte. Moira Rudelin ci chiede: Marco, farei firmacopie? Un bacione da Moira. Ciao Moira, certo che ci saranno firmacopie, ci saranno veramente troppi firmacopie in tutta Italia. Anzi, facciamo una cosa, fatemi sapere qui sotto con un bel commentino la città dove vorreste i firmacopie. Quindi voglio vedere milioni di commenti sotto questo video, assolutamente. Francesca De Angelis mi chiede: Ask Marco, quando farei un raduno a Napoli? Ciao, mi saluti, mi chiamo Francesca, ti adoro, continuo così. Ciao Francesca, un bacione. Quando farei un raduno a Napoli? Beh, allora dico a te e a tutte le persone che mi seguono di Napoli che ci vediamo il 5 marzo presso il Navidad di Pozzuoli a Napoli, nel pomeriggio. Quindi vi aspetto tutti quanti lì e non mancate. Rosalie Piscopo ci chiede: Ask Marco, hai mai pensato di scomparire sul web e i social per colpa di qualcuno? Se sì, perché? Salutami, mi chiamo Rosalie. Ciao Rosalie, allora, sì, tempo fa ho pensato di sparire per un bel po'. Cioè c'è veramente della gente che mi vuole bene e quindi non devo stare ad ascoltare il giudizio degli altri. Me ne frego di tutto quello che dicono. Io tiro dritto, vado avanti, mi faccio la mia strada, ognuno fa il suo, io faccio il mio. Fermiamoci un attimo, voglio fare un attimino un piccolo ragionamento e chiudere questa questione per sempre. Vittoria B scrive: va bene, punto, il tuo libro, punto, non sono un hater, ma se vuoi considerarmi tale, punto, ma voglio solo dirti che non hai mai avuto un vero e proprio percorso. Perché è scritto per corso, non percorso tutto unito? Ma porco due! E va bene, ci può stare, ok. Ma voglio solo dirti che non hai mai avuto un vero e proprio percorso su YouTube. Secondo me non ha senso fare un libro se non hai una storia. Allora,
continua. Devo ripetere sempre le stesse cose. E va bene, mi tocca. Allora, spieghiamo sta cosa. Ok, chi mi segue dagli inizi, prima di fare YouTube, la gente parla perché è poco informata e questo mi fa girare i coglioni. Io non è che non ho un percorso su YouTube. Il mio percorso si trova su Facebook, perché io non sono nato da YouTube, ma sono nato da Facebook. Quindi chi mi conosce sa che io l'anno scorso sono nato con i video su Facebook. Poi mi sono spostato su YouTube. Quindi, cara mia, hai detto, a parere mio, veramente un fotto di cazzate. Detto questo, passiamo avanti. Pace e vi voglio bene a tutti. Barbara Farina ci chiede: Ask Marco, come sta Rodolfo? Volevi! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Da scrivere, mazzella cara! E quindi niente, gente, questo qui era il video. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi invito subito a lasciare un like, che quello lì mi sprona sempre di più a portare contenuti e a essere attivo sul canale. Vi ricordo anche che sotto questo video dovete lasciare tantissime, ma dico tantissime, altre domande per il prossimo Ask Time, che verrà fatto soltanto se raggiungiamo i 20.000 like. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!